Sindaco, notte insonne, ci siamo svegliati tutte alle 4:30, puoi dire cosa è successo? Sì, c'è un'allerta a seguito del terremoto che c'è stato in Turchia questa notte, c'è un'allerta tsunami, c'è l'allerta rossa su alcune zone costiere, tra cui Policoro, la zona di Policoro. Policoro, Scanzano, tutto il Metapontino e anche Maratea, Basilicata. Che faccio a chiunque. Quindi hai attivato il cosiddetto COC, protezione civile, carabinieri, forze dell'ordine. È previsto per le 6:51, quindi fra pochi minuti. L'invito che faccio è di non venire in zona lì dove le persone che abitano qui, di stare in, di salire, diciamo, un piano superiore, se a piano superiore. Per quanto riguarda i resti abbiamo cercato di avvisare fisicamente chi vive in Ho visto io quelli della protezione civile che avvisano tutti quelli della dei villaggi qua. I villaggi, le zone insomma, più prossime al mare, i campeggi stanno custodi dentro, cioè sono stati già allertati per spostarsi dalla zona Lido. La raccomandazione è che fra 5 minuti in zona Lido non deve circolare. Quindi dobbiamo andare via anche noi, e noi questi messaggi del sindaco di Policoro li facciamo per tutta la zona metapontina e anche per la costa tirrenica. Dovete allontanarvi dalle zone sottostanti i livelli del mare, a salite ai piani alti. È previsto, sindaco, puoi ripetere a che ora? Per le 6:51. Per le 6 però non ci è ridimensionato. In giro alle 6:51 non ci devono essere persone nella zona di Policoro, nelle zone più prossime al mare non ci devono essere persone in giro. Ecco, diciamo anche noi questa cosa, che comunque da un punto di vista nazionale questo allarme tsunami è stato ridimensionato. La protezione civile di Basilicata sinora ha posto sul proprio sito Facebook due slide che parlano del pericolo maremoto, cosa fare. Ripeto, è stata ridimensionato l'allarme, l'onda dovrebbe essere 15 cm, però l'ordine è di allontanarsi dalla zona Lido di Policoro e di tutte le altre aree del Metapontino, così come stanno facendo in questo momento i carabinieri e anche il sindaco Enrico Bianco e anche il sottoscritto. Arrivederci, ci sentiamo alla prossima.